progetto in un evento. Erano circa 150 gli organizzatori di kermesse, rappresentanti di istituzioni, enti e stakeholder. Un pubblico attento, interessato, ma anche protagonista, quello che ha visto partecipe all'ultima tappa del percorso Turismo Eventi e Manifestazioni, promosso dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Fano, svoltosi sabato mattina alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Relatore di questo ultimo appuntamento, Guido Guerzoni, docente di Museo Management all'Università Luigi Bocconi di Milano, nonché collaboratore RAI e protagonista di convegni e seminari. Il suggerimento del docente è di prendere ogni singola manifestazione e valutarne l'impatto, non solo economico, ma anche sociale, occupazionale, ambientale e sotto l'aspetto della comunicazione. Gli eventi hanno capacità propulsiva se riescono a dare attenzione a pubblici diversi, primo tra tutti il target a cui riferirsi, ovvero la cittadinanza che vive il luogo in cui si svolge il festival. Gli eventi hanno bisogno di anni per riuscire a imporsi, a fidelizzare il pubblico, difendendo sempre la qualità della programmazione, cioè tutti gli eventi che in Italia sono sopravvissuti e hanno raggiunto il successo lo hanno fatto dopo anni di pazienti investimenti, quindi troppo spesso si pensa che basta organizzare per avere una buona risposta, non è così. In Italia di eventi, di festival ce ne sono quasi 2000 all'anno, ci sono più di 17-18 mila mostre. Non è facile imporsi all'attenzione di un pubblico che ha un eccesso di offerta che a volte la disorienta. Tra i tantissimi eventi a Fano è riconosciuto quello del Carnevale, che vanta la longevità in Italia. Ma com'è realmente la situazione? Soffre un po' la crisi che hanno tutti i grandi carnevali italiani, Viareggio, Putignano, perché sono manifestazioni importanti che durano pochi giorni. Lo sforzo che va fatto è far sì che l'attenzione sul lavoro preparatorio che dura tutto l'anno divenga attrattivo, cioè come se il processo di produzione del carnevale, che poi non si vede, sia in qualche modo visibile, coinvolgendo il pubblico anche nei mesi che precedono e seguono l'organizzazione del momento clou. In conclusione, nei prossimi mesi l'assessorato metterà in programma ulteriori occasioni di confronto. Cosa vuol dire bene? Troviamo un modo per...